ICOM, Istituto per la Competitività, e l'ENEA, Ente Nazionale Energia Alternativa, sono per il quarto anno al fianco della FIAIP nella raccolta dati per la realizzazione dell'Osservatorio Immobiliare Nazionale Settore Urbano 2016. Dati significativi raccolti e presentati nel corso di una conferenza stampa aperta dal presidente FIAIP Paolo Righi. Il numero uno degli agenti immobiliari professionali ha voluto sottolineare il posizionamento nel panorama immobiliare italiano rispetto al resto d'Europa. Facciamo notare che l'Italia è l'unico paese, insieme alla Grecia, in cui però le cose vanno un po' meglio, in cui ancora i prezzi calano. In molti paesi europei, pensiamo alla Spagna che ha avuto un tracollo pazzesco per quanto riguarda il settore immobiliare nel 2008, con la crisi del 2008, oggi in Spagna abbiamo investitori stranieri che sono ritornati sul mercato immobiliare. Pensate semplicemente, per fare un piccolo esempio, a Tom Barrack, che ha provato ad investire in Italia acquistando la Costa Smeralda, dopo un anno ha venduto, se n'è andato ed oggi ha spostato tutti gli investimenti in Spagna. Questo è il segno che molti paesi europei hanno percepito e comprendono che il settore immobiliare è un settore anticiclico, cioè che fa uscire i paesi dalla crisi. Le stesse politiche le hanno adottate negli Stati Uniti e in altri paesi colpiti dalla crisi del 2008. E preme segnalare l'immobilismo dei vari governi che nel tempo si sono succeduti, proprio nella mancanza di un piano strategico sull'immobiliare. Non vogliamo discutere di tasse o non di tasse, ma di una linea strategica che non c'è per quanto riguarda proprio questo tema. A rappresentare ICOM c'è Franco D'Amore, che illustra i dati raccolti nel lavoro al fianco del centro studi FIAIP, presieduto da Mario Condò De Satriano. I dati di quest'anno sono molto interessanti e confermano alcuni trend che ormai osserviamo dai 4 anni in cui si svolge questa indagine. Fondamentalmente si vede che il tema dell'efficienza energetica e della qualità degli immobili è molto importante ed è finalmente penetrata nel settore degli edifici nuovi, mentre resta ancora un elemento assolutamente trascurato per gli edifici esistenti. In particolare, la cosa più preoccupante è che gli edifici ristrutturati non hanno una qualità energetica adeguata. Anche sul versante degli strumenti che possono stimolare il mercato e spingere il mercato verso immobili di qualità, la certificazione energetica mostra degli elementi critici. In particolare è rilevato come l'attestato di certificazione energetica sia uno strumento troppo statico per riuscire a catturare e a invogliare chi compra un edificio verso edifici performanti dal punto di vista energetico. Antonio Disi dell'ENEA fa il punto sull'efficientamento energetico, altro settore nel quale l'Italia è alla ricerca di una posizione d'avanguardia. Allora, dal rapporto, oltre alle tipologie di immobili e alle caratteristiche più strutturali rispetto alle classi energetiche, emergono anche spunti molto interessanti che riguardano soprattutto il sentiment da parte di chi acquista e di chi vende rispetto al tema dell'efficienza energetica. Le cose più evidenti da mettere è innanzitutto la percezione di che cosa un cittadino o un cliente si aspetterebbe di andare a comprare un immobile rispetto a una pubblicità sui termini dell'efficienza energetica, e le tecnologie che emergono maggiormente sono quelle di isolamento termico e la produzione di efficienza energetica. L'altra cosa che emerge è la poca fiducia rispetto all'attestato di prestazione energetica, che molti vorrebbero più dinamico, cioè capace di rendere chiaro all'acquirente quale potrebbe essere il suo consumo in termini di energia nei prossimi anni. Inoltre, l'altro aspetto su cui
da tempo si sta ragionando, è quello del credito. È un po' come l'uovo e la gallina. Il mercato non riconosce l'efficienza energetica perché non c'è la finanziabilità di un intervento di efficienza energetica da parte delle banche, o le banche non lo finanziano perché il mercato non lo fa diventare un elemento di prezzo all'interno di quello degli immobili. Quindi sono elementi molto importanti su cui riflettere e che dovrebbero guidare la politica, ma soprattutto poi l'agire sia tecnico ma anche quello sociale, anche quello politico, rispetto all'obiettivo dell'efficienza energetica.